e all'intera amministrazione comunale, tutti i cittadini di Sant'Agnello qui convenuti. Porgo un saluto particolare ed un ringraziamento speciale a tutti gli ufficiali, graduati e soldati di ogni arma, corpo e specialità. Saluto e ringrazio le rappresentanze delle associazioni combattistiche non intervenute, la dirigente, i docenti e gli alunni delle scuole elementari e medie qui presenti. Il 4 novembre è la giornata dedicata alle forze armate ed è il giorno in cui commemoriamo i nostri caduti. Qui, armi di questo splendido monumento che onora la nostra cittadina, vi sono incisi i nomi dei nostri caduti in guerra. Andrebbero ricordati tutti, non solo nel giorno dedicato alla loro memoria, ma sempre, mettendo in risalto la vita, il sacrificio, il luogo dove trovarono riposo e gli affetti che lasciarono. Ciascuno meriterebbe almeno una pagina nel grande libro della storia. Oggi vorrei ricordare i tre dei nostri concittadini martiri di guerra, i cui nomi sono stati incisi sulla lapide ultimamente. Sebastiano Amura, soldato del secondo reparto di assalto del reggimento Fanteria, classe 1896. Morto a soli 22 anni per febbre tifoidea a Bologna, dove riposa nell'ossario della Grande Guerra del cimitero monumentale della Certosa. Caro Gargiulo, secondo capo della Regia Marina classe 1913, disperso in mare nel 1942 a causa dell'affondamento della nave dove prestava servizio a nord del Golfo di Bomba in Cirenaica. Ed infine Antonio Gargiulo, sotto capo della Regia Marina classe 1915, deceduto il 7 marzo del 1946 per malattia mentre era in prigionia in India e sepolto nel sacrario militare di Bombay. Dunque la storia ci insegna come è stato lungo e sbagliato il cammino di questi anni da parte del nostro paese, segnato da due guerre mondiali e dalla nascita di una libera democrazia nella quale si è sviluppata con prodigiosa vitalità la nostra società. Dall'odierna celebrazione, frutto del sacrificio di molti dei nostri soldati e dell'unità di tutto il popolo italiano, dobbiamo trarne ancora oggi un nuovo impulso e una nuova convinzione per mettere da parte tutto ciò che ci divide o che può farlo. Il loro ricordo dovrà servire da monito per le giovani generazioni affinché tali orrori non accadano mai più, ma soprattutto da insegnamento per capire l'altissimo valore della pace e della libertà che oggi, grazie al sacrificio di tanti giovani, godiamo. Ufficiali, sottufficiali, graduati e soldati di ogni arma, corpo e specialità, mi rivolgo a voi. Voi che servite la patria in armi, siete figli della Repubblica Democratica sognata dai nostri padri che nella Costituzione cita espressamente che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. A voi, la nazione intera, guardo con gratitudine per il continuo impegno con cui svolgete la vostra quotidiana opera al servizio del Paese. A voi tutti, con animo fraterno, invio il mio saluto unitamente a quello dell'intera amministrazione comunale e quello affettuoso di tutta la comunità santanellese. Viva l'Italia, viva le Forze Armate! Allora, buongiorno a tutti. Anche se il tempo, qualche gocciolina di pioggia serve a ricordarci questa giornata che è stata memorabile per l'Italia. Non sto qui a dirvi, voglio essere breve proprio per l'inclemenza del tempo, che circa 100 anni fa l'Italia scendeva in guerra. Scendeva nel 1915 e nel 1917 affrontò una Caporetto che fu una disfatta memorabile, ma subito dopo abbiamo avuto con la difesa del Piave una vittoria che oggi celebriamo, quella del 4 novembre, e che dovremo ricordare in eterno, perché quel sangue non è stato buttato inutilmente.
Per cui io vi dico oggi, rialzandoci, oggi che viviamo una temperie non facile, di difficoltà, di disperazione, di confusione, dove non sempre si sa chi deve fare che cosa e chi non deve fare che cosa. Io regalo a voi, bambini, venite qua, una piccola costituzione che adesso è stato un lavoro fatto da altri, ma un lavoro a cui dovete mettere mano voi per tutto l'anno scolastico. La dovete costruire, la vostra costituzione, perché è un'eredità, è un, come possiamo dire, è un passaggio che tramandiamo noi oggi a voi che siete il nostro futuro. Allora, io ufficialmente consegno a un alunno di quinta elementare presso Colli di Fontanelle, facciamogli un applauso, la Costituzione della Repubblica Italiana, perché dopo la prima grande guerra sono seguiti tanti altri eventi storici che avrete modo di approfondire a scuola con i vostri docenti e i vostri familiari. E il frutto di tutta la temperie bellica che l'Italia ha vissuto passando dal Regno d'Italia alla Repubblica Italiana si concentra in questo piccolo libretto, ma vitale, fondamentale per continuare ad essere ciò che siamo. Orgogliosi di quello che siamo, italiani, impariamo a rileggerla, a conoscerla e soprattutto a rispettarla. Adesso loro faranno un piccolo giuramento. Ecco, noi prendiamo dalle loro bocche innocenti questo impegno e lo trasformiamo a tutta la comunità, sicuri che saranno i cittadini di domani cresciuti nel culto della solidarietà, per quello che si recita in questo libricino, di difendere e proteggere tutti i cittadini di questo suolo, a prescindere dal sesso, dalla cultura, dalla religione e dalla fede politica. Ce lo promettete? Ditemi, lo giuriamo. Ad altissimo. Lo giuro che lo. Prego. Voglio rimanere un ricordo a questi due ragazzi. Questa è per i 200 anni dell'anniversario della Fondazione di Napoli. Quindi questo ricordo è una settimana di oggi. Uno al sindaco, alla preside, all'assessore Bargiugo,